Signori, bentornati su Ghost of Tsushima e su Quei Due sul server 3. Allora, io non ho fatto questa missione, volevo farla per conto mio, però niente, oggi è domenica, sono abbastanza sciallo, ho fatto una mangiata, raga, madonna. Sono letteralmente traboccante di cibo. Ed è tutta colpa mia perché ho fatto la pizza, ho fatto l'agnello in umido, ho fatto le patate al forno, ho fatto un sacco di cose, ci siamo devastati. Però vabbè, quando mangi con i genitori è sempre notizia così. Di Tomoe? Hanno ucciso i viandanti sulle strade per Fonte Yoshi con le frecce. La gente non vuole più uscire o consegnare provviste. Sospettate c'entri lei? Pochi arcieri in punti strategici possono isolare una città. Una tattica di quando eravate un arciere del clan Nagao. Tomoe era una buona allieva. Anche troppo. Sembra il vostro alter ego. Lo sfrutteremo a nostro vantaggio. Perché lui sa prevedere le sue mosse. Lei ha imparato la lezione così bene che adesso è prevedibile. E avviamo questa nuova missione. Di solito le missioni dell'arciere mi piacciono. Ragionando come Tomoe. Vogliamo tenere d'occhio Fonte e Yoshi. La casa così. Dove posizioniamo gli arcieri? Allora, qui sicuramente adesso ci fanno vedere i punti. La strada dietro la locanda. No, non offre riparo e la visuale è bloccata. Pochi arcieri devono coprire un'area più estesa possibile. Anche questa c'è la boccia. Gli uomini possono bloccare la strada per la costa. Sì. Cioè, fammi capire, questa no, quella sì. Là sopra è perfetto. Vorrei che ci fosse qualcuno a sorvegliare il ponte. Esattamente. Da super cecchino. Controllerei la strada principale che conduce in città. Ormai la gente evita quella strada. Gli arcieri sarebbero sprecati. La strada a sud è sopraelevata. Il posto perfetto per far piovere frecce. Tomoe concorderebbe. C'è speranza per te. Andiamo a caccia. Ok, andiamo a caccia. Dobbiamo beccare questi... ma da dove si scende? Ragazzi, se mi vedrete un po' rallentato... Le insegnai tutto. Anche come lasciaste il clan Nagao. Non è un segreto. Era ora di ritirarsi. Le sorgenti termali mi piacevano. Voi non lo avreste mai fatto. E allora? Quale sarebbe il motivo? Mio zio disse che vi affezionaste a una... Lo zio ha un bizzarro senso dell'umorismo. Non vi affezionaste, un samurai può sempre scegliere. Non rimpiangete la vita del guerriero. Il controllo dell'arco è il controllo di sé. Questa è l'unica vittoria degna di un samurai. Non conta altro. Non ho capito, affezionato a... Perché poi ho fatto il capitombolo, ho coperto con il capitombolo la cosa che ha detto. Qui ho già recitato il mio haiku. Si può andare dall'altro lato? Porca troia, raga. Ho preso una di quelle botte. Qui ci sarà qualcosa per rifucillarsi. Cuoio.
Grazie signora, gentilissima. Ringraziamo per l'ospitalità. Io come vado dall'altra parte? Attraverso il ponte, ovviamente. Così. Dicevo, ragazzi, scusatemi se sarò un po' rallentato, ma veramente siamo ho mangiato. Guarda che parlano appena parlo io. Dicevo, veramente ho mangiato tanto. Non mangiavo così tanto da prima del lockdown. E non ero pronto, non ero abituato. Vabbè, sconfiggi i mongoli non sarà assolutamente un problema. Ma dai, mi ha rubato la kill. Scusa! Non è stata qui. Vai avanti. Gli ho mollato una botta a sto poverello. Tutti quei morti innocenti. Tomoe ha rovinato tutto. Ha tradito la sua gente. Ha tradito perché i mongoli le hanno offerto potere, oro, prestigio. Cose che le erano negate. Tomoe sapeva di meritare un rango sociale superiore. Ora sei fin troppo gentile. So essere spietato quando è necessario. Capisco come ragionano, ma chi semina il caos deve essere punito. Anche tu semini il caos. Tra i nemici? Non solo. Un samurai deve essere parco con la violenza, altrimenti il bagno di sangue non avrà fine. Ma bisogna sconfiggere il nemico. Così si pone fine alla violenza. Tomoe mi disse la stessa cosa. Cioè, mi state dicendo che adesso è in corso una disputa morale sul comportamento di Jin? Cioè, veramente stiamo discutendo di questo? Quindi, prima c'è il dilemma etico sull'uccidere o meno un uomo alle spalle. Poi c'è, ok, sei forte, combatti bene, però ne stai ammazzando troppi e troppo brutalmente. Alla fine finisce che apriamo un centro per tipo per i ragazzi problematici. Quest'altarino? Ok. Cari mongoli, è arrivato il momento di fare le cose come dico io. No! Dov'è sto stronzo? Dai! Ha mosso la testa! Pigliatevela in culo tutti e due. Ah, ma c'era un coso di calabroni giusto a fianco. Aspetta che qui sotto ho visto l'altarino della volpe. Non è che... adesso è praticabile? No, non me lo fa fare. Che palle. Però dai, fammi fare gli altarini in missione.
Mi sa che questo non l'ho pregato. Non l'ho pregato, non ci ho pregato a quest'altarino. Però ho detto, raga, sono rallentato dal cibo che mi scorre nelle vene. Oggi mi è uscita una pizza incredibile. Lo so che voi vi ricordate di me soprattutto per la pizza uscita male. Però ormai sono diventato bravissimo. Viene una pizza eccezionale. A detta di Redez, meglio la pizza che faccio io che quella di alcune pizzerie di Termoli. Effettivamente alcune pizzerie sono abbastanza indegne, eh. Però questo non vuol dire, perché comunque la mia pizza è buona in senso. Cioè la mia Come pizza, la dite a pizza uno di Civitiello, straniero? raga. Si presentò al mio dojo con l'arco artigianale di suo padre e si rifiutò di andare via. Voi non la scacciaste? Ci provai, ma lei non faceva altro che centrare il bersaglio. Aveva un talento senza pari. Dovevano averla addestrata. Aveva una tecnica sbagliata. Sarebbe stata inutile in uno scontro vero. Ma non aveva paura di mancare. Non esitava mai. Uno spirito guerriero. No, da assassino. Me ne sono reso conto troppo tardi. Aspettate che qui l'uccello mi porta a vedere qualcosa, eh. Scusa un attimo, caro. Con tutto l'amore per la missione che sto facendo. Ah, torna nell'area del racconto, mortacci tua. Vabbè, andiamo qua. Ma io vedo l'augello. Ho visto l'augello, raga. Ok, così ce ne facciamo secchi un paio. Ah, stronzo. Ok. Oh, prima gli arcieri e mo ci divertiamo. Lo so, ragazzi, questa è sempre la solita strategia, ma. Sensei Ishikawa! Conosci il nome Ishikawa? Sì, io ho un messaggio. Parla. Sensei, tutta fonte Yoshi chiederà pietà. Come le vittime di Hironori Nagato. Silenzio! Hironori Nagao morì per mano dei banditi. Decine di anni fa. Era considerato un grande arciere. Studiò con voi? No. Tomoe semina menzogne. Ma c'è un seme di verità. Vuole farci dubitare l'uno dell'altro. Solo noi possiamo impedire che Fonte Yoshi diventi un bagno di sangue. Allora resteremo uniti. Prepareremo le difese della città al mio dojo. Raggiungimi lì pronto a combattere. Mi piace come ognuno di questi personaggi in realtà abbia dei retroscena inquietanti. Bravo il mio Kage. Il passato non passa mai. Madonna. Amuleto della precisione. Scusa, eh. Amuleto della precisione? Incremento moderato dei danni inflitti dalle frecce. Prendiamolo, va. Io sono un frecciarolo. Diario aggiornato.
La via dell'arco. Tomoe, l'allieva che tradì Sensei Ishikawa, sta addestrando gli arcieri mongoli per un attacco a Fonte Yoshi. Il maestro è amaramente pentito degli insegnamenti che le ha dato, ma i suoi sensi di colpa non ci saranno d'aiuto. Possiamo soltanto reagire. Devo raggiungerlo al suo dojo per preparare le difese. Ok. Io continuerei con la via dell'arco, ragazzi, eh. Il suo dojo è lì. Ci si arriva da qui. Ecco l'augello. Benvenuto, signore. Come vedete, Yoshi è un luogo speciale. Come ha fatto a crescere così in fretta? La foresta protegge chi non può difendersi. Non credo ci abbia dato un'attività, è semplicemente chiacchiere. Oh, ci voleva un panoramone al tramonto in questo gameplay. Grazie al ciclo giorno-notte abbastanza rapido, in quasi tutti i gameplay si può assistere a un tramonto, a un'alba. Quanto mi piacerebbe un posto così. Quanto mi piacerebbe. Cioè io sarei contentissimo se avessi un dojo musicale o un dojo da videomaking. Sakai. Dobbiamo proteggere Fonte Yoshi da Tomoe prima che sia troppo tardi. Non capisco la sua ossessione per la città. Io nacqui lì. Colpendola dimostrerebbe il suo valore ai mongoli. E mi umilierebbe. Ah. Ma il terreno è a nostro favore. Due bravi arcieri possono resistere a lungo. Oppure la lasciamo ai mongoli. Tomoe ottiene una vittoria e abbassa la guardia. E poi colpiremo. Sacrificare Fonte Yoshi per Tomoe. Un sacrificio necessario. Tomoe approverebbe, Sensei. Bene, Sakai. Lei attaccherà da nord. Concentriamo là le forze. Trovare punti elevati, piazzare frecce e... Ascolta, hai sentito? Frecce. Comunque qualcosa di legno che colpisce qualcosa di legno. Freccia, una morte. Scusate, raga. Oh, finalmente. Quello? Mi chiedevo dove fossero i nuovi amici di Tomoe. Scena bellissima. Se voluto ucciderci, avrebbe inviato altri uomini. Forse non voleva ucciderci, ma rallentarci. Fonte e Yoshi stanno attaccando.
Eh beh, perché non ucciderci già che ci manda gli uomini? Cioè, perché ci vuole rallentare? Che cazzo le torna in tasca a lasciarci in vita? Se dovessi cadere, promettimi che darai la caccia a Tomoe. I mongoli sono la mia priorità, sconfiggeremo Tomoe. Te lo prometto, Sensei. Sa che sei mio allievo. La tua morte distruggerà la mia eredità. La vostra via dell'arco sopravvivrà con me. Dove colpirà Tomoe? Dietro la città, vicino alle cascate. Il punto più vulnerabile. Se arriviamo prima dei mongoli possiamo preparare le difese, ma non sarà facile. Non lo è mai. La guerra non è mai facile, raga. Cavalli. Voi due, venite qui. Che cosa c'è, signore? I mongoli puntano Fonte Yoshi. Radunatevi tutti alla locanda e non fatevi vedere. Li affronteremo noi. Sì, miei signori. Qui c'è una buona linea di tiro. Il nemico non potrà fiancheggiarci. C'è poco tempo. Cosa possiamo usare a nostro vantaggio? Abbiamo poca scelta. Beh, dai, ci sono i barili esplosivi. Quei barili potrebbero far male. Nidi di calabroni. Un ottimo diversivo. Erba secca. Attiriamoci i mongoli. Ti riforniremo con frecce infuocate. Prendi le frecce infuocate ed evita di bruciarti o di colpirmi. Allora, non intralciatemi, Sensei. Preparati. Presto i mongoli saranno... Ah, non esplosiva, ma infuocato. Ok. Si stanno avvicinando. Bene, diamogli una dimostrazione della via dell'arco. Eccoli che scendono. Colpiscili! Una freccia, una morte, Sensei. Dai, che culo di merda, però. Anche loro arrivano dalla strada. Sì. Penso io. Sì. Ok. Arrivano oltre. Oh, raga, avete rotto il cazzo, però, posso dire? Ok. Yeah.
E hopla! Raga, avrei dovuto fare quasi tutto con l'arco, ma meglio così. Cioè, sono veramente soddisfatto del risultato, perché sono morti benissimo e alla fine ho usato quasi tutti gli stratagemmi. Ah, eccola lì. Quella è Tomoe? Brucia il vessillo Nagao. Possiamo prenderla? Il tempo di arrivare lì e sarà già lontana. È una vigliacca. No, mi prende in giro. Sa che l'allievo che ho addestrato prima di lei era Hironori Nagao. Dicevate che non era vostro allievo. Sbaglio? Ah. Ero giovane, superbo, insensibile. Hironori seguì il mio esempio. Si ribellò per divenire capo del clan e perse. Ma prima massacrò gli uomini più forti di Lord Nagao. Allora Hironori non morì affrontando i banditi. È una storia inventata per proteggere i Nagao. Per me nessun riguardo. Come suo maestro non ero più degno di fiducia. Mi concessero la grazia di abbandonare il ruolo. Mi convinsi di dover preservare la via dell'arco. Ma in realtà sono un codardo che doveva abbandonarla tempo fa. Raccontaste tutto a Tomoe. Per spiegarle quanto fosse importante per me insegnare ancora. E come tutto il resto, lo usò contro di me. Quindi ha avuto... Potrete mai redimere Hironori Nagao. Ma Tomoe non sì. Sceglierete Tomoe. Possiamo accopparla. Avete salvato la gente di Fonte Yoshi. Con il mio nuovo allievo. Aiutatemi al castello di Kaneda. Il mio arco è tuo. Ma c'è ancora Tomoe. Dobbiamo riuscire a trovarla. La troveremo, Sensei. Ok. In un gameplay ci siamo accoppati due missioni interessanti. Sì, un bel punto tecnico acquisito e tra un po' saliamo pure di rango. Raga, quei ranghi in sol livelli, eh. Falco in picchiata. Allora, no, singhiozzo. Che possiamo fare? Permette di muoversi più velocemente quando si usa ascolto attento. Sì! Oh, che palle che era. Invece adesso... Oh, adesso sarà un piacere andare in giro per gli accampamenti. Ora sì che userò l'ascolto. Perché mi immagino nei commenti tutti... Ma perché non ascolti? Perché ci si muove lenti, mi sta sul cazzo! Invece così, ragazzi... Potrò ascoltare e al contempo muovermi veloce come piace a me. Oh, Gaudio. Oh, gioia. Bene, vediamo un po' la nostra mappa. Nuove decorazioni, una, ma non voglio la tinta bianca, voglio il mercante di tinta nera, mi voglio fare la cosa aggressiva, cattiva. Vessilli. Ne uno solo, una nuova sella. Se quanta roba, raga. Haiku. Vabbè, il prossimo gameplay lo apriamo con questo haiku non completato.